L'Aquila fa sua alla finale playoff, finisce 1-1 dopo i supplementari. La gara con la San Benedettese, gli uomini di Cappellacci possono festeggiare per via del miglior piazzamento in stagione regolare. La cronaca si apre al quarto con uno spunto offensivo della San Benedettese. Leonardo va al tiro con il mancino ma non inquadra la porta. L'Aquila replica al nono, verticalizzazione di Banegas a cercare Marcheggiani, puntuale la chiusura difensiva di Sbardella. 4 minuti più tardi torna in avanti la San Benedettese, traversone di Battista, Michelin con i pugni allontana la sfera, raccoglie Chiatante che tira dal limite mettendo sul fondo. Chiatante ci prova anche alla mezz'ora con Michelin che blocca a terra senza problemi. 5 giri di lancette dell'Aquila a bussare dalle parti di Coco, traversone di Di Santo e girata di testa di Banegas con la sfera che termina alta. Il primo tempo va in archivio con una tempestiva uscita bassa di Michelin che sbarra la strada alla progressione in campo aperto di Battista. Ripresa 10 minuti e la gara si sblocca con il vantaggio della San Benedettese. Pagliari avvia l'azione innescando Battista largo a sinistra, l'11 pennella e il cross verso il secondo palo dove è appostato Tomassini che praticamente di petto deposita in rete. Al 17esimo sempre lato San Benedettese ci prova Sirri in rovesciata ma non trova il bersaglio grosso. L'Aquila prova ad alzare il baricentro ma si espone alle ripartenze della San Benedettese. Al 43esimo Tomassini va via sulla destra e mette in mezzo per Martiniello che solo davanti a Michelin spara alle stelle. Ancora San Benedettese allo scoccare del 90esimo di nuovo con Martiniello che stavolta trova la respinta in allungo di Michelin. 6 minuti di recupero e l'Aquila va all'arrembaggio. Dapprima un colpo di testa di Marcheggiani fa la barba al palo, poi al 93esimo arriva il pareggio dell'Aquila. Angiulli alza la testa e mette un pallone verso il centro dell'area della San Benedettese trovando la deviazione di Sirri che infila il suo portiere Coco e ristabilisce l'equilibrio nel punteggio. Grande festa in campo e sugli spalti del Gran Sasso a Concia per una partita riacciuffata in extremis dai padroni di casa. Si va quindi ai supplementari. Nei primi 15 minuti nulla da segnalare, mentre all'inizio del secondo supplementare ghiotta occasione per l'Aquila. Traversone tagliato di Di Santo, Alessandro in spaccata non ci arriva per questione di centimetri. Ancora Alessandro all'ottavo ma il suo tiro da appena dentro l'area viene sporcato in calcio d'angolo. Al minuto 12 resta in 10 la San Benedettese, rosso diretto per Scimia dopo un brutto intervento ai danni di Mandrelli. Si accende poi un piccolo parapiglia in campo al termine del quale il direttore di gara allontana il tecnico dell'Aquila Roberto Cappellacci. L'Aquila che serra le fila fino al 123esimo quando arriva il triplice fischio che decreta la fine della partita e la vittoria dei playoff per Brunetti e compagni. L'Aquila termina quindi la stagione con il sorriso e ora potrà già iniziare a programmare il suo futuro.